Buongiorno a tutti, ben sintonizzati su Ok Italia Parliamone. Oggi per la rubrica Letture ad alta voce abbiamo ospite di Ok Italia Parliamone Roberto Spingardi, manager già per tante grandi aziende. Ricordiamo giusto Alitalia, Fininvest, Ferrovie dello Stato, Aeroporti di Roma e Sviluppo Italia, ma giusto per citarne alcune, e oggi ricopre la carica di vicepresidente della Bertone de San Italia. Buongiorno e benvenuto ad Ok Italia Parliamone, Spingardi. Buongiorno a voi e grazie molte per l'ospitalità. Buona Spingardi, giornata. grazie. Lei alterna il suo impegno di manager apicale per importanti aziende, prima ne ho citate alcune, docente universitario, anche all'attività di giornalista e soprattutto di scrittore. Dal 2007 ad oggi lei è stato autore di numerosi saggi e libri sull'organizzazione d'impresa, sulle scienze comportamentali, ma anche sulla comunicazione e anche realizzato alcuni romanzi. Quindi tutti libri per i quali ha ricevuto in molti casi riconoscimenti e premi. Oggi abbiamo il piacere di presentare ad Ok Italia Parliamo nel suo ultimo libro, Amiche per la pelle, ecco lo faccio vedere in favore di camera, edito da Colosseo Editore, un libro che è in libreria da poco più di un mese. Che cos'è Amiche per la pelle? Amiche per la pelle è un romanzo noir e saremo quindi attenti durante la nostra chiacchierata a non svelare troppo, un romanzo che possiamo dire che si sviluppa tra vecchie amicizie e rapporti casuali, incontri amorosi e rapporti d'affari. Possiamo forse anche definirlo, Spingardi, un fitto e complesso intreccio di mondo normale, malavita, affari internazionali, tanto leciti quanto illeciti. Le protagoniste sono due giovani donne, belle, intelligenti, intriganti, da cui il lettore, per la sua grande capacità narrativa, Spingardi non può rimanere indifferente fin dalla lettura delle prime pagine del suo libro. Le chiedo come le è venuta l'idea di questo libro e soprattutto come sono nati i suoi personaggi. Forse è interessante fare un passo indietro. Io ho scritto, prima di avventurarmi nel campo del thriller e del noir, molti saggi. E i saggi sono tutti stati sempre con oggetto l'osservazione di ciò che mi circonda, di ciò che mi circondava, dei fatti, delle persone, dei comportamenti, degli atteggiamenti. Quindi questo mi ha portato ad essere continuamente e sempre più curioso rispetto a persone e fatti, quindi non le nego che ho ovviamente tratto qualche spunto dalla cronaca, qualche spunto da quello che avviene, qualche spunto dalle persone che ho conosciuto ed incontrato. Quindi diciamo che la base è questa, l'osservazione di un qualcosa, trarre qualcosa dalla cronaca, e in effetti, come lei ha giustamente detto, si intreccia malavita e buona vita, ammesso che si possa dire così. Poi c'è il bene, c'è il male, che spesso, come tutti conosciamo, non è sempre o soltanto risiedente nella stessa persona. Ad esempio, quello che ci sembra buonissimo, poi all'improvviso scopriamo che è. E così anche il viceversa, diciamo, magari qualcuno che noi consideriamo assolutamente negativo, poi scopriamo che ci fa del bene o fa del bene agli altri, al contesto. Quindi diciamo, un'osservazione del contesto, un'osservazione dei comportamenti, un'attenzione alla cronaca mi ha portato alla partenza, perché poi naturalmente si parte, si descrive, nel mio caso intendo dire ovviamente. Descrivo un personaggio, descrivo l'altro, poi i personaggi prendono vita e sono i personaggi che prendono un po' chi scrive e quindi c'è una collaborazione tra personaggio, personaggi e autore. Questo Beh, perlomeno avviene a me. Stabilisco un rapporto diretto con. è molto importante. Beh, in qualche modo possiamo dire, Spingardi, che il suo è anche un libro sull'amicizia, però vista da un'angolazione a cui non siamo abituati, perché quella che lei racconta nel libro è un'amicizia che io potrei definire misteriosa, ambigua, ma fatta anche di doppie facce. Forse un rapporto di amico-nemico, un po' come diceva anche prima, no? L'amico, alla fine non si rivela sempre così come noi lo immaginiamo, e allo stesso tempo anche il nemico alla fine potrebbe diventare per noi un grande amico. Le protagoniste sono due donne, lo abbiamo detto prima. La prima è Jasmine, in un punto del libro Jasmine chiede alla sua amica se la Federica che conosce lei è una persona intera o soltanto una porzione di essa. E qui è molto bella anche la risposta che dà la seconda
delle donne, e perché Federica risponde che in ogni rapporto la relazione è diversa, adeguata a chi hai di fronte e al contesto in cui ti muovi. Spingardi, lei ce l'ha detto già, l'ha anticipato nella sua risposta di prima, ma quanto ha influito la sua esperienza lavorativa nella gestione proprio delle risorse umane per questi grandi gruppi industriali nella creazione dei suoi personaggi? C'è veramente, ecco, Jasmine e Federica prendono spunto da persone che lei ha incontrato realmente nella sua vita? Sicuramente sì. A questo proposito mi riaggancio a quello che ha detto un attimo fa. La risposta di Federica, di Jasmine a Federica, o viceversa, scusa, mi scusi, sono così come tu mi vedi. È come dire, sono come tu mi vuoi. Tu mi vedi con i tuoi occhi e io sono quella. L'amica a un certo punto lascia anche capire, ma cambi molto, perché in effetti, come ha accennato giustamente, c'è il tema della trasparenza, sì o trasparenza no, anche in un rapporto di coppia, in questo caso due donne, le quali convivono, ma delle quali una è molto determinata, molto forte, ma anche poco trasparente rispetto a ciò che fa. E difatti questo è uno degli aspetti che danno vita ad una trama piuttosto interessante, della quale, come ha già accennato, non si può svelare troppo. Non possiamo svelare troppo. Ecco, un altro aspetto molto importante che ho notato leggendo con grande interesse questo suo libro è che parte del libro vede la sua ambientazione sull'Isola Verde, la splendida isola d'Ischia, nella quale il lettore si vede magicamente trasportato come se si fosse realmente seduti ai tavolini del bar in piazzetta a Sant'Angelo vicino ai protagonisti, o se si sia a bordo di uno dei caratteristici taxi isolani in arrivo al castello aragonese di Ischia Ponte. Ad Ischia qui si succedono incontri amorosi e di lavoro in un susseguirsi di suspense e azione. Perché la scelta di ambientare gran parte del libro sull'isola di Ischia, Spingardi? Perché è proprio un'isola, l'isola del sentimento, di l'isola, secondo me, delle relazioni, l'isola dell'intreccio. È un'isola che abbiamo imparato ad amare da ragazzi, vedendo dei film splendidi, stupendi, con i vecchi grandi attori che abbiamo conosciuto, ma poi vivendola, io sono stato più volte ad Ischia, e quando descrivevo l'albergo nel quale stavano, piuttosto che la piazzetta, piuttosto che il porto, piuttosto che appunto il bar, mi ci ritrovavo. Mi ritrovavo nell'incontro casuale che poi trasformano, come quasi fosse una sceneggiatura tra di loro, i due uomini e le due donne. Due uomini e due donne si incontrano e loro, come se le attendessero, essendo i posti al loro tavolino gli unici liberi, in quanto, come sappiamo, in tempi diversi da oggi, era sempre tutto molto, molto frequentato, quindi c'era tantissima gente, bella gente, eccetera, mi vedevo e vedevo loro in questa situazione nella quale passano queste due splendide donne e i due ragazzi seduti al tavolo dicono: ma perché siete arrivati così tardi? Vi aspettavamo ieri. E si dipana questa relazione. Ischia è un posto dove queste cose avvengono, è un posto dove ci si innamora, è un posto dove i sentimenti esplodono. Questo si legge anche nella letteratura lunga, importante, numerosa, che parla di questa isola magica, è veramente un'isola magica. Quindi quei vari posti che io descrivo mi hanno tra l'altro riportato ad esserci, ad essere vicino quasi ai personaggi, sentendo le loro parole piuttosto che non mettendole io in bocca a loro. E poi, come le ho detto, è un qualcosa che è una sensazione che vivono anche i lettori, l'ho vissuto anch'io personalmente, perché mi sembrava di essere lì, magari ormeggiato con la barca nel porticciolo caratteristico di Sant'Angelo, scendere per prendere un caffè a quel bar e vedere i quattro nuovi amici seduti lì che chiacchieravano amabilmente. Spingardi, lei ha, con Amiche per la pelle, ha dato ulteriormente prova di avere una grande capacità narrativa, un tipo di scrittura che potrei definire piacevole, fluida, diretta, e con una grande capacità anche di descrivere luoghi e dialoghi che catturano piacevolmente il lettore, tanto da voler subito, è successo a me personalmente, di voler divorare le 120 pagine del libro, spinti dai tanti colpi di scena che si susseguono e vogliosi di scoprire come va a finire. Leggendo Amiche per la pelle sembra di trovarsi, ecco, l'ha detto anche lei prima, davanti ad una sceneggiatura,
perché il lettore può facilmente immaginare volti, luoghi, esperienze, come se stesse realmente lì seduto insieme ai protagonisti. Non ha mai pensato che questo suo ultimo romanzo possa realmente diventare una sceneggiatura perfetta per un film? Con poca modestia le dico di sì, nel senso che anche questo è avvenuto anche per un paio di thriller che ho scritto prima di questo. Uno si intitola Nulla è per caso e l'altro L'azzardo, che entrambi come questo sono stati scritti con una velocità e con una, diciamo, una serie di situazioni diverse, diversificate e diversificabili che potrebbero effettivamente essere descritte in un film piuttosto che in una serie. Sì, ci ho pensato, perché io poi ho lavorato molto anche nell'ambiente, nel contesto della televisione, quindi sono anche un po' permeato di questo tipo di cultura, di abitudine a vedere e a cercare di assorbire conoscenze rispetto anche a questo. Quindi la sceneggiatura è una cosa che mi piace, una cosa che amando io scrivere e leggere molto, proprio ce l'ho un po' dentro. Quindi quando descrivo una cosa cerco di non essere troppo, diciamo, magari lungo nelle descrizioni, tanto appunto se dovesse diventare una sceneggiatura ci penserebbero coloro che devono realizzare poi. Sì, esattamente. Però accentrato, diciamo che la modalità è stata un po' quella, è un po' quella della mia scrittura. Ecco, io rifaccio vedere un attimo il libro, perché un ultimo scambio di battute con lei lo voglio fare proprio su questa copertina. In copertina sono raffigurate due belle sculture di Massimo D'Aiuto, che sono Scena e Arethusa. Spingardi, lei ha scelto questa immagine perché secondo lei è ideale proprio per raccontare la particolare storia di Federica e Jasmine? Sì, perché io ho trovato queste sculture di Massimo D'Aiuto stupende, nel senso che mi hanno proprio emozionato. Mi hanno emozionato e quando le ho viste ho detto sono loro. Sono loro perché sensuali, perché da parte soprattutto di una delle due c'è poca trasparenza. Mi sembra molto marcati i segni dei loro volti, delle loro labbra, direi quasi uno sguardo, mi sembravano quasi vive, stavano una vicino all'altra, così come le ho viste, e quando le ho viste ho pensato proprio alla relazione fra le due protagoniste, ho pensato proprio a quello e mi è sembrato proprio che uno sfondo nero con queste due belle sculture bianche fosse proprio il giusto, la giusta rappresentazione di quello che avrei voluto dire. Mi sembra che in effetti, questa è la mia impressione, chiedo a lei se l'ha fatto anche a lei, che proprio diano quel senso di, anche di curiosità. Ma che vuol dire? Cosa vogliono dire queste due così, così vicine, così quasi in simbiosi, no? Però sufficientemente distaccate, tanto pensare che cosa succederà? Questo ovviamente interessava a me, mi interessa come autore. No, indubbiamente sì, anche perché, voglio dire, non l'abbiamo detto prima, ma Federica e Jasmine sono due donne belle, affascinanti, l'ho detto in premessa, ma molto diverse tra di loro. Una ha origini un pochino arabeggianti, l'altra ovviamente più occidentale, ma insomma due bellezze che non passano inosservate, una leggera differenza di età e molte differenze anche di forza caratteriale tra le due. Indubbiamente questa immagine è un'immagine che, ecco, appena uno conosce le due protagoniste del libro, capisce subito anche l'importanza di aver scelto un'immagine che in qualche modo rimanda la mente proprio al pensiero verso queste due protagoniste, perché sono molto intriganti, sono intriganti le storie che le racconta, intrigante il loro passato, che pian piano affiorerà durante la lettura del libro e poi sarà quello che farà la differenza, lasciando veramente il lettore sorpreso. Ecco, Spingardi, le dico che anche uno rimane sospeso fino alla fine senza sapere come andrà a finire. Questo secondo me è uno degli aspetti più importanti di quando si scrive, ma soprattutto poi si legge un bel romanzo. E questo suo romanzo noir, Amiche per la pelle, ricordiamo, edito da Colosseo Editore, veramente è un libro che si fa leggere con piacere, e magari torneremo a ragionare e a chiacchierare con lei anche dei due precedenti romanzi che
sicuramente leggerò adesso con attenzione, avendo scoperto la sua capacità narrativa. Io la ringrazio molto. Lei ha toccato un punto che mi piace anche così riprendere, quello delle culture. In effetti le due donne sono frutto di due culture diverse, l'una italiana, l'altra che viene dall'Oriente, che però è andata in Francia, che però vive in Italia, quindi è una cultura che si avvalsa dell'arricchimento attraverso i viaggi, però è rimasta legata a certi valori, a certe indicazioni, a certi, tra virgolette, obblighi che vengono dall'essere frutto di quella, dalle sue radici, insomma. Quindi c'è questa differenza fra le due, pure così strette, pure così avvinghiate in termini anche sentimentali in certi momenti, c'è questa differenza che si nota, l'una più libera, l'altra meno libera, l'altra che vorrebbe diventare altrettanto libera, però poi deve rendere conto al suo modo di essere, alla sua famiglia, piuttosto che agli amici, piuttosto che alla comunità alla quale è comunque legata, pur essendo diventata donna di mondo in maniera, diciamo, positiva, donna di mondo, donna che ha girato, donna che è, però, come direbbero a Roma, scafata, ma non certo tanto quanto la sua amica. Ecco, quindi c'è questa... Non diciamo troppo, Spingardi, se no sveliamo tanti dei segreti che sono raccolti nelle sue 120 pagine di Amiche per la pelle. Io la ringrazio per essere stato con noi ad OK Italia Parliamone, per la nostra rubrica Lettura ad Alta Voce. Torneremo sicuramente a intervistarla, soprattutto per un altro interessante progetto che le sta portando avanti, che è legato alla storia della nostra grande Roma, della capitale. Sicuramente avremo modo di approfondire con lei tanti aneddoti e storie curiose ed interessanti anche della capitale. Grazie ancora Spingardi e a prestissimo. Grazie molto a lei, veramente grazie e a presto. Bene, arrivederci ai nostri ascoltatori, appuntamento al prossimo incontro per rubrica d'Alta Voce di OK Italia Parliamone. Buona giornata a tutti.